qui ragazzi, vi ritratto, non vi sto vedendo oggi come prima detto, ma non parleremo della destra, perché parleremo di una storia in cui c'era Paolo, poi... Vabbè, infatti comincio Paolo, perché io mi devo raccontare. Ok, ragazzi, io parlerò oggi del punto zero e di come si è formato. Allora, il punto zero è come dire, una palla, sarebbe il cuore della mappa. E la skin che ho io, zero, sarebbe la forma umana del punto zero. E voi direte, ma perché fa Paolo la skin di zero e Doctor la skin di Johnson? Lo spiegheremo. Perché una piccola aggiunta, perché Jones sarebbe, cioè Jones è un collegamento al punto zero. Però questo qua ve lo preparerà Dox. Intanto il punto zero nasce da Fortnite, però nasce quando si crea un'isola. Sì, ma mi aspetti te o preferisci andare avanti? Il punto zero nasce dall'isola. Quando si forma un'isola, nasce il punto zero. Ecco, tutte le isole, anche quelli di Fortnite, andavano bene, il cuore c'era, però fin quando nel capitolo 1 stagione 4 fondazione, il visitatore arriva, i primi giorni gli abitanti dell'isola messero, italiano correggiuto, i telescopi, non mi ha saltato, non c'è, messero dei telescopi, una laggata incredibile, t'ho visto, i telescopi, e quindi gli abitanti, infatti, e ci sono andato. Infatti, gli abitanti avevano paura del baione, fino a quando il meteorite non si scagliò e tutti quanti, compreso io, si diceva che il meteorite colpiva di Napoli, ma non fu stato così, perché alla fine colpì un'altra zona che non mi ricordo, che però iniziò con la caduta del meteorite la fine del capitolo 1. Esatto, se passiamo al capitolo. Ah no, al capitolo 1 sì. Poi sì, poi il visitatore voleva tornare a casa. E nel farlo lui costruì un razzo. Il razzo funzionò. E lui tornò a casa, ma il punto zero si era fatto, come dire, male. Ecco, e quindi nella stagione 5 formò delle crepe, cioè formò il rift il rift che
che portarono la fine di Boschetto e anche di Napoli. E guarda che a caso che qua rinasceranno, cioè Boschetto qua. Aspetta, sì. E diede vita al deserto. Il deserto, come sappiamo, Tome Town, bellissime zone. Ah, ecco, e dopo aver messo il deserto, furono messi anche i quad. Ma non stiamo a fare la storia dei Fortnite, perché il punto zero, dopo una season, sì. Aspetta, ma che sono stupido e mi perdo. Cosa qua? I V-Buck. Ok. E ora il punto zero nella stagione 9 del 7 del capitolo 1, ma anche 6, perché nel capitolo 6 si formò un'entità che la regina dei cubi mandò. Il cubo era un cubo viola che era indistruttibile. Alla fine il lago si sciolse nel lago, e quando sollevò l'isola, il punto zero teletrasportò la neve. Anche se era stata un'aggiunta di Epic, era che il punto zero si mandò la neve e teletrasportò la spada nella stagione 7, dove poi ci fu anche il re dei ghiacci, dove lui voleva fermare il punto zero, però non ci riuscì, e quindi nessun intento morì malemente proprio. Però lui c'era anche la skin, però lui non era morto del tutto, perché nella stagione 8 ritornò a caccia di un tesoro che gli... mamma mia cosa mi sono visto davanti, veramente, dove i pirati, che era sì, avete detto, ecco, vabbè, mi ero incartato per un attimo, dove il re dei ghiacci andò a cercare i tesori, e quindi si può dire che il punto zero aveva avuto una trasformazione, che lui, che lei ora trasportava tutto quello che gli veniva in mente, e quindi aveva trasportato i pirati, però le loro prima armi. Volevamo ricordare che al raggiungimento di 100 iscritti faremo una festa con Paolo, Nico Fanks e basta. E basta.
magari regaleremo qualche sino, qualche pacco battaglia, qualche qualche balletto. Semmai faremo anche delle sfide, insomma faremo Deathrun, uno più uno. Sì, Deathrun. Va bene, ecco, vi lascio la storia. E il punto zero lì è come se stava iniziando a morire, perché nella stagione 9, quando il re dei ghiacci morì del tutto, il castello venne congelato dal re del fuoco, il mostro venne. E gli eroi che come si chiamava la skin che salvò tutti, che mi ricordo, aspetta, beh, come si chiamava la skin che costruì il robot, mi sembra vabbè, c'era una skin che costruì il robot che prese i pezzi ai tempi delle skin non proprio rare, però erano ai tempi rare, erano ai tempi come lo sacchiotto, il dinosauro e altre cose. Poi ci fu lo scontro e da lì il punto zero morì, perché cioè non è che morì, però era a punto di morte. Alla fine della stagione 10 il buco nero morì. Il punto zero venne risucchiato e la mappa finì. Due giorni di attesa. La nuova mappa. Sì, nel capitolo 2 non c'è tanto, perché il punto zero non venne danneggiato del tutto il punto zero. Però a parte la skin che era uscita a zero, però nulla di più. Vabbè, soltanto alla fine dove ci fu dove scoprimmo che Genesi lavorava per una squadra che si chiamava dove c'era dottoressa Sloan. Sì, ecco. E quindi avevamo scoperto che il dinosauro, insomma tutte quelle skin dove c'era lui erano sue copie. Esatto. Qua dai Jones, ma ve lo spiegheremo. Ecco. Allora, durante il video. Sì. E poi e adesso la skin di Zero e Jones si collegano, perché lui è come se era andato dentro Zero, no, perché come se George Jones avesse creato Zero. No, perché Zero è l'essenza del punto zero, è l'essenza del punto zero, zero. Aspetta un attimo. Qua non c'è nulla, ok. Vabbè, Zero fu l'estensa del punto zero, che venne catturata dagli alter ego, che poi vennero sconfitti. Gli alter ego erano società criminale, vabbè, sì, storie di Fortnite. Esatto. Poi il punto zero
nella stagione 8 con era morto. Era morto perché la regina dei cubi con gli UFO e tutto. Anche con Galactus, perché c'entra Galactus, perché lo aveva indebolito Galactus assorbendolo, per chi si ricorda, lo sa, vero Davide? Per chi si ricorda, mi ricordi, Mi per chi ricordo, piace sono portato Marvel, insomma. bene. E Galactus assorbì il punto zero e si prova. Ok, ci sono. Okay. E Galactus, boh, ti ho visto che aveva tirato una super laggata. Vabbè, Galactus è ancora oggi, perché ho visto su Epic Games, il sito di Epic Games, che è il più bel evento di sempre, il più votato, ecco. E vorremmo ricordare, allora, due cose, che in questa storia arriveremo fino al capitolo 2 della stagione 5, cioè Jones, perché Capitolo 2. stagione 5 o 6, perché poi nei prossimi video dobbiamo fare altro, perché se no voi dite, vabbè, l'ho già spiegato tutto, allora non vediamo più video, invece no, noi invece. No, perché praticamente poi arrivati al capitolo 3. Aspetta, Sono morta, arrivo. vieni da me che c'è qua una cosa qua sopra Questa cosa qua non che la ti dà, vedevo, vamolo tata. no, e ti dà 19.000 XP. Vabbè, comunque, arrivati al capitolo 3, il punto zero è sempre quello. Abbiamo scoperto anche a che cosa servono i bunker, che ci sono Ho tanti, capito. vero? Che ci Sì. sono, che abbiamo sempre osservato dal capitolo 1. E poi alcuni di voi dicevano, ma i bunker non si toglieranno mai, bla bla bla. Invece No. per un periodo si sono tolti. Per un periodo. Sì, per un periodo sì. Ma perché stavano preparando per l'evento i bunker. È vero. E qua se siamo arrivati al Ok, blu ora europeo. che abbiamo scoperto a che cosa servono a che cosa sono i bunker e la storia del punto zero, Jones, parleremo di Jones. Ah, e par e boh, nel prossimo video parleremo delle skin più odiate di sé. No, dai, stavo scherzando. Fammi farci un video su questa cosa. Parleremo di Di un po', come si dice, vabbè, poi ci penseremo durante il video. decideremo. Ok, vai te ora, Davide. Ok. Tocca a te ora a parlare di Dionisi. L'aggiunta di Jones comporta che nel filmato della stagione 5 capitolo 2 si vedeva che Jones attivava in qualche modo il punto zero. E voi direte, vabbè, è normalissimo, il punto zero si attiva e tutti vivono felici e contenti. Invece no! Jones l'ha attivato per portare diverse minanze, perché era al I servizio diversi i diversi cacciatori di dettaglio di tutti gli universi, e tra questi c'era Tra questi c'era Mandalorian. Mandalorian, la sua skin preferita.
che bella skin, Mandalorian. Ok, vai, vai avanti. È un fan di Star Wars. Comunque, sì, non fate domande. E si vede nel trailer, appunto, di questa cosa che abbiamo spiegato, che nel trailer c'è Jod che dice devo attivare il computer. Non mi ricordo cosa aveva. Comunque aveva portato un meteorite. E questa cosa forse comportava, cioè, capite che il meteorite c'era anche in delle diverse season. Cioè la season del meteorite, qual era? Era la season del meteorite, era la season 6. La season 6. No, la season dopo che era venuto Mandalo. Sì, season 6. E qua ci fermiamo qua, perché poi nel prossimo video, vi faremo la storia, ma da questo punto in poi. Quindi direte capitolo 8, poi altre cose, fino a capitolo 3, vero? Sì. Vabbè, io spero che questo video della storia di Fortnite, il primo video della storia di Fortnite, mi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi. No, in verità era il video della vita delle cose importanti di Jones e la storia del punto zero. Ma lasciamo stare che se no facciamo casino. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci raggiungiamo ci iscritti ancora. Faremo una festa che fa battaglia, skin, balletto con Paolo e Nicoletto. Ciao! Ciao!